19 live con l'opportunità naturalmente che avete, se avete avuto la fortuna di seguire nella prima parte, insomma stiamo cercando di aggiornare quelli che sono gli status intanto della sanità a proposito di questo aumento, insomma che un po' ci preoccupa, e non vogliamo fare terrorismo come dicono alcuni, insomma noi proviamo sempre a farvi parlare con gli esperti e lo facciamo nell'ottica dell'informazione, di cercare di portare nelle vostre case quanto più informazioni possibili. Volevo fare un annuncio importante, perché prima di collegarci con il sindaco di Bagheria, tra poco in diretta con noi, volevo annunciarvi una delle novità di questo 2021. Noi stiamo provando naturalmente a cercare di aumentare quelle che sono le capacità, insomma, di informazioni, e quindi dalla prossima settimana avremo anche in diretta Radio One. Dunque 19 live sbarca anche in radio, e lo faremo sempre nella stessa ottica, quella di dare più possibilità e più informazione ai nostri telespettatori e radioascoltatori. Lo dico per la prima volta, mi fa molto piacere, perché come sapete, insomma, la gran parte di voi che mi conoscono da tanto tempo lo sanno, insomma, nel mio cuore c'è sempre stata la radio, insomma l'ho fatto per 30 anni e adesso ci ritorniamo con 19 live dopo un bel po' di tempo. Questo mi riempie di gioia, non fosse altro perché Radio One è sicuramente una delle emittenti che in questo momento sta riscuotendo un grandissimo successo, fa parte del nostro gruppo. E allora abbiamo pensato che fare un servizio come questo, come 19 live, anche in diretta radiofonica, visto che questo è un talk, sapete, insomma, avete la possibilità anche di fare altro mentre ci ascoltate anche a casa in televisione, ma in radio c'è la possibilità di arrivare a tantissimi altri utenti. Allora, vi leggo un post in attesa che arrivi il sindaco di Bagheria. Per favore, signor Oddo, così mi scrivono, perché non parlare degli aiuti che il Premier Conte aveva annunciato nel decreto Natale per ristoranti e bar? Come al solito, ancora non si sa niente di quello che ha promesso. Grazie. Allora, di questo non ne parlerò io, ma ne parleremo appena noi avremo degli esperti, esperti in economia, esperti in sicuramente istituzionali, insomma, che ci possono dare delle informazioni, per esempio come la regione, come l'assessore all'economia o come altri. Abbiamo già fatto, insomma, in passato abbiamo dato anche questi tipi di informazioni. Poi abbiamo una serie di consulenti che solitamente si collegano con noi. Ecco, l'unica cosa che dovete avere pazienza, no? Perché noi proviamo ad arrivare con tanti argomenti, lo facciamo tutti i giorni, ma non saremo noi a darvi le informazioni reali, ma gli esperti che noi chiamiamo, e quindi saranno loro a darvi testimonianza di quelle che poi sono le vostre domande, che avete la possibilità di fare, così come state facendo, intanto inviando un post al 391 117 6872, che vedete, oppure anche in diretta, se volete, allo 091 333 660. Allora, abbiamo il sindaco, vediamo se riusciamo a collegarci. Abbiamo qualche secondo, allora qualche secondo che adesso ci introdurrà in questo viaggio, perché 19 Live in Tour, che è una costola di 19 Live, ha come obiettivo quello di promuovere le bellezze culturali, architettoniche, enogastronomiche dei comuni, e non solo, ma anche per fare lo stato dell'arte, perché quest'oggi, come avete sentito, insomma, ci sono dei dati che un po' ci preoccupano, poi c'è la questione dei vaccini. Allora, sapere che cosa succede in Sicilia, visto che noi siamo un emittente regionale, non credo che sia da poco, no, è una cosa importante. Quindi allora noi iniziamo questo viaggio attraverso i comuni della Sicilia e attraverso la voce principale, cioè i sindaci, i paladini di ogni comune, che naturalmente ci potranno dare, non meglio di loro, ci può dare le informazioni che noi richiediamo, soprattutto in questo momento. Vi annuncio anche, prima di far partire lo spazio 19 Live in Tour, che domani ci sarà uno speciale sulla scuola, e sarà tra i protagonisti Antonello Giannelli, che è il presidente nazionale dell'AMP, che sarebbe l'Associazione Nazionale Presidi, sempre coordinata da Daniela Crimi, che è la nostra coordinatrice nonché dirigente scolastico, e con la partecipazione del professor Di Fatta. Detto questo, vi ho annunciato anche che cosa succederà domani. Poi domani, come comuni,
andremo a Campo Felice di Roccella per la precisione, e quindi possiamo lanciare regia, altrimenti tutto lo spazio lo finisco io praticamente. E allora entriamo in 19 live in tour. Per 19 live in tour il nostro viaggio ci porta a Bagheria in provincia di Palermo, e abbiamo in diretta con noi il sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli. Bentrovato sindaco. Salve, buonasera, buonasera a tutti. Allora, intanto grazie per essere con noi. Un primo status del suo comune, insomma, come si sta vivendo questo post festività, anche se ne manca ancora qualcuna, però come lo sta vivendo il comune, qual è la situazione anche dal punto di vista sanitario? Ma guardi, allora la situazione al ritorno dalle festività, seppur ancora non abbiamo, come dire, terminato, ancora ci aspetta l'Epifania. Oggi è una giornata importante per il comune di Bagheria, perché dopo 32 anni ritorniamo ad assumere. Stamattina ho incontrato il nuovo capo dell'ufficio tecnico, ho incontrato i nuovi 5 vigili urbani, tra cui ragazzi molto giovani, e altri 3 nuovi assunti, che sono 2 istruttori contabili e un informatico. Quindi dal punto di vista, diciamo, della situazione dell'ente, seppur un ente che esce dal dissesto e che ha le difficoltà che hanno tutti i comuni, oggi è una giornata importante perché incominciamo a compensare la mancanza di alcune figure facendo nuove assunzioni, e stiamo lavorando affinché anche nel 2021 si possano fare nuove assunzioni. Per quanto riguarda la situazione sanitaria, non vi è dubbio che così come sta accadendo un po' in tutte le parti d'Italia, anche qui in questi ultimi giorni, dalle notizie che mi arrivano da parte del Dipartimento Prevenzione dell'ASP, c'è un aumento dei positivi al Covid. Allora, sindaco, a proposito dei vaccini, insomma, com'è l'organizzazione, per esempio, lì, da voi? No, in linea così come tu, ovviamente questo è di competenza prettamente dell'ASP e della struttura sanitaria, quindi si sta procedendo così come è stato concordato a livello regionale e nazionale. So che hanno iniziato già a vaccinare il personale sanitario e stanno continuando, e quindi speriamo che questo 2021, nei prossimi mesi, possa riportare serenità soprattutto a un tessuto economico inevitabilmente martoriato dalla pandemia. Allora, Bagheria è sicuramente una cittadina che ha nella storia, nella sua storia, nei suoi personaggi, nei nativi di Bagheria, veramente un valore altissimo. Ci vuole raccontare le cose che secondo il suo punto di vista possono sviluppare anche un aiuto per i cittadini, insomma, che cosa vi aspettate, che cosa sta facendo il comune per il 2021? Ma per il 2021 noi ci siamo insediati a maggio del 2019, in questo primo scorcio di consiliatura, quindi un anno e mezzo, seppur attraversato dalla pandemia. Abbiamo cercato di rimettere, ecco, di riorganizzare la macchina amministrativa, e le assunzioni fanno parte di questo progetto, così come migliorare i servizi, dalla pubblica illuminazione al servizio rifiuti. Abbiamo una criticità col servizio idrico, ma fortunatamente da qui a qualche settimana passeremo definitivamente, diventando soci AMAP, il servizio idrico integrato verrà gestito da AMAP, che è riconosciuto come un ente gestore unico e che ha le competenze per gestire un servizio complesso come il servizio idrico. E quindi riorganizzando anche il servizio idrico, dato che comunque il comune non è in grado di poterlo gestire, rispetto al 2021 adesso dobbiamo lanciare in modo concreto la visione che noi abbiamo di città. La nostra è una città che si inserisce, come io ho sempre detto, tra Cefalù e Palermo, e ha delle peculiarità diverse sia rispetto a Palermo che rispetto a Cefalù. Potenziando i servizi, adesso dobbiamo lanciare la visione. La nostra è una città che si deve presentare
con dei servizi, una città che si deve presentare bene per il suo tessuto economico, legato soprattutto al terziario. Noi non abbiamo grandi industrie, ma abbiamo delle buone aziende di trasformazione e conservazione, sia dei prodotti ittici che dei prodotti agroalimentari, e su questo settore noi ci crediamo molto, ma con i fatti. Noi abbiamo finalmente, dopo 27 anni, ridato dignità a un mercato ortofrutticolo a Bagheria, essendo il secondo mercato della Sicilia totalmente al coperto, dove lì, passando la pandemia, inizieremo a fare una serie di attività di promozione anche dei prodotti biologici e dei prodotti del nostro territorio. Dicevo, un terziario importante che stiamo sostenendo, mettendo insieme quella che è anche, per esempio, la catena agroalimentare e gastronomico, insieme ai beni monumentali, è quello che offre la città. Io penso che, inserendoci in questo, come dire, tessuto, e con questo tessuto possiamo collegarci in modo chiaro con Palermo e offrire un'alternativa ai visitatori e ai turisti, non soltanto stranieri ma anche e soprattutto siciliani. Ricordo a tutti che la Via dei Tesori, a cui noi abbiamo partecipato, ci ha dato la possibilità di diventare la prima città visitata in tutta la Sicilia in quel periodo in percentuale come numero di visitatori. Quindi il bicchiere lo vedo assolutamente mezzo pieno. Tante cose bisogna fare, alcune cose non sono state fatte, ma il percorso è tracciato e quest'anno sarà l'anno della programmazione. Senta, la voce, mi permetta, la voce dei sindaci è comune, insomma, noi li sentiamo quasi tutti dalla Sicilia, da qualsiasi parte, orientale, occidentale, del centro, del sud, insomma, tutti unanimi nel aspettarsi quegli aiuti che il governo nazionale e di conseguenza regionale dovrebbe dare a voi sindaci per poter operare con più tranquillità, cosa che non sta avvenendo adesso. Ma guardi, non vi è dubbio che la crisi economica dettata dalla pandemia sortirà i suoi effetti nei prossimi mesi, poiché bisogna capire quante attività economiche avranno la capacità di rimanere in piedi e quante potranno rimanere in piedi senza aver prodotto, senza loro colpa, molti debiti. È chiaro che in questo il governo nazionale, il governo regionale in qualche modo devono intervenire, come hanno fatto, devo dire, per quanto riguarda la vicenda dei buoni spesa, o come è stato fatto non appena una settimana fa con l'approvazione del fondo perequativo e quindi per dare la possibilità dell'esenzione totale della Tari a tutte quelle attività economiche che hanno subito un danno dal Covid. Però è chiaro che ci vuole adesso qualcosa di più. E noi come Comune dobbiamo stare accanto ovviamente a questo tessuto economico che comprende decine e decine di operatori, dal lavoratore a giornata all'imprenditore, al libero professionista, all'agente di commercio. E c'è una possibilità attraverso i fondi del Recovery Fund, e proprio per questo io dicevo che quest'anno sarà l'anno della programmazione, ma lì è soprattutto legato alla realizzazione di infrastrutture e di opere da realizzare sul territorio che comunque portano anche un benessere economico. Ma io penso che oltre a questo bisogna, come dire, dare degli aiuti economici a tutte quelle attività che devono riprendere il proprio cammino, perché il rischio concreto è, e basta ascoltare la voce dei commercianti, e fare l'amministratore ti dà la possibilità di confrontarti con i commercianti, il rischio concreto è che alcuni commercianti non abbiano la forza e non avranno la forza di poter continuare. In merito a questo, che cosa sta facendo il comune, il sindaco di Bagheria? Insomma, come pensate di riuscire ad aiutare nel migliore dei modi i vostri concittadini, imprenditori, piccoli imprenditori? Ma guardi, noi già l'abbiamo fatto, così come hanno fatto molti sindaci, per esempio con l'esonero del suolo pubblico per dare la possibilità alle attività commerciali di poter lavorare molto di più all'aperto. È chiaro che il comune non ha né Bagheria né altri comuni, né, penso che nessun comune abbia risorse proprie da poter come dire, utilizzare per una serie di misure che invece sono di competenza regionale e nazionale. Il nostro compito però come amministrazione è quello di potenziare i servizi, di rendere una città accogliente, di stare vicino ai commercianti con le misure proprie del comune, che ovviamente non bastano.
Io devo dire che in questi mesi ho trovato una grande sinergia col tessuto economico della nostra città con cui ci siamo confrontati e insieme stiamo cercando di individuare nuovi percorsi che possano portare un minimo di sviluppo economico al nostro territorio, che devo dire negli ultimi anni stava dando dei segnali di ripresa e che chiaramente il 2020, soprattutto la parte finale del 2020, ha notevolmente bloccato. E quindi siamo qui insieme ai commercianti per riprendere questo cammino Certo, con gli aiuti che bisogna abbiamo. ricevere gli aiuti anche dalla regione, insomma dal governo, Assolutamente altrimenti sì. già togliete le tasse. Ecco, a Ma proposito. assolutamente sì. Già il comune di Bagheria, così come altri comuni, ha autorizzato la regione ad utilizzare alcune somme che erano destinate alle attività produttive del territorio per appunto ridividerle alle attività produttive che avevano subito una frenata. Che hanno subito una frenata dal lockdown. Senta. Tant'è che la regione aveva previsto quel famoso Click Day che poi non è riuscito e ha trasformato con un contributo dato a tutte le attività. Ecco, quelli sono soldi che i comuni hanno liberamente ridato alla regione di fatto e autorizzarli per le misure a sostegno delle attività economiche. Insomma, ristori che sì, questi interventi ne abbiamo sentito. Senta, lei sa, sindaco, che Telewan a Bagheria è un po' come Rai 1, no? E Sì. ci preme sottolineare come purtroppo questa emergenza, ma anche prima il disagio, tante famiglie che hanno veramente bisogno di aiuto. Che cosa fa il comune, soprattutto in questo momento, per quelle famiglie che non lavorano, che non hanno lavoro, che non possono neanche andare a fare la spesa? Il Comune di Bagheria a novembre del 2019 ha emanato un avviso pubblico per i buoni spesa, non utilizzando i fondi del governo nazionale, ma utilizzando una rimanenza delle somme del governo regionale che aveva il Comune di Bagheria e che abbiamo riutilizzato, e penso sia stato uno dei pochi comuni, se non fosse l'unico, a novembre del 2020 a uscire con un bando per quanto riguarda i buoni spesa. Ora abbiamo i fondi del governo nazionale attraverso la protezione civile che verranno utilizzati pressoché nello stesso modo e poi fortunatamente siamo riusciti a creare una buona rete di volontari e quindi quando alcune famiglie non possono rientrare nei sussidi poiché non raggiungono i requisiti previsti per legge, la rete del volontariato con in capo la Caritas, ma poi una rete di associazioni che collabora con la Caritas, cerca di dare una mano d'aiuto. È chiaro che è molto minima rispetto alle esigenze reali, però ecco, cerca di non far sentire da soli e da solo chi ha bisogno, in questo momento di necessità, che è un momento che può capitare ovviamente a tutti. Così come abbiamo attivato un numero insieme alla Casa dei Giovani, alle forze dell'ordine, che è rivolto soprattutto alle dipendenze, perché in questo periodo di lockdown non soltanto è aumentata la crisi economica, ma gli effetti sono stati anche quelli di una crisi sociale, psicologica, che ha aumentato anche l'utilizzo di dipendenze di vario tipo, dalla ludopatia all'utilizzo del crack. Attraverso questo numero di telefono, affidato a degli operatori specializzati nel settore, cerchiamo di stare vicino anche per quanto riguarda i problemi sociosanitari. E devo dire che questo è un fiore all'occhiello del comune, tant'è che altri comuni in Italia stanno prendendo spunto dalla nostra idea, dall'idea che è venuta da questa rete del volontariato, ecco, sul fronte del sostegno. Bene, sindaco, siamo in chiusura, le lascio 30 secondi per rivolgersi direttamente ai suoi concittadini, augurando che cosa? Ma io intanto devo ringraziare i miei concittadini perché stiamo dimostrando, al di là delle difficoltà, di essere una comunità coesa che crede nel proprio territorio e che riesce a fare squadra. Ognuno di noi, secondo le proprie competenze, sta dando il massimo, dalle massaie ai lavoratori, a chi ha ruoli istituzionali come il mio, alle forze dell'ordine che ringrazio, al mondo sanitario, ai docenti, ai lavoratori, ai ragazzi, a tutto. È stato un anno complesso il 2020. Mi auguro che il 2021 possa essere un po' più sereno e non posso che rivolgere un abbraccio a tutte le famiglie, ma in particolare a coloro i quali hanno subito il Covid, non soltanto come, come dire, come
come virus che poi hanno sconfitto, ma anche e soprattutto a quelle famiglie che purtroppo dal Covid hanno avuto dei morti. E noi abbiamo avuto alcuni concittadini bagheresi di qualunque età, non guardo in faccia a nessuno, che purtroppo sono deceduti a causa del Covid. Ecco, un abbraccio affettuoso e forte a tutti loro, poiché questo periodo ci ha anche allontanato purtroppo anche dal punto di vista dei rapporti sociali, partecipare ai funerali in maniera contingentata, evitare di andare a casa, è stato tutto un susseguirsi di telefonate. Però nonostante le difficoltà abbiamo dimostrato di essere una comunità forte, perché le nostre radici sono forti. Quindi grazie a tutti. Bene, quindi aggiungiamo e chiudiamo, come facciamo con tutti i sindaci, il comune c'è, quindi datevi da fare. Assolutamente sì. Bene, grazie, buona fortuna e buona salute soprattutto. Buona salute, sindaco. Arrivederci. Grazie, grazie. Arrivederci. Chiudiamo qui questo appuntamento di 19 Live in Tour. Ma adesso chiudiamo anche lo spazio di 19 Live, che ritornerà domani. Vi avevo già preannunciato che domani torneremo con lo speciale scuola proprio per discutere questa incertezza del ritorno a scuola. Lo faremo con il professor Antonello Giannelli, presidente dell'AMPA, Associazione Nazionale Presidi. Lo faremo con Daniela Crimi, che è la nostra consulente scolastica, naturalmente, oltre che dirigente scolastica. Lo faremo con il professor Di Fatta. Da Roberto Oddo, grazie per essere stati con noi, per aver scelto la nostra informazione, e adesso buon proseguimento d'ascolto.